Ci sono quasi tutti i 318 lavoratori della Bekaert di Figline e Incisa Valdarno questa mattina di fronte alla prefettura di Firenze per chiedere la firma del provvedimento emergenze per Genova, dove all'interno c'è anche la cassa integrazione per cessazione attività che riguarda anche proprio loro, i lavoratori Bekaert. Prima però di questo picchetto, di questa protesta fuori dalla prefettura, c'è stato un incontro fra i sindacati e il prefetto di Firenze. Sindacati che si sono ritenuti soddisfatti di questo incontro, visto che il prefetto si è dichiarato disponibile ad informare Mattarella e a mantenere la situazione sotto controllo per quanto riguarda la firma e il decreto e di mettere anche la sua parola per questo. Un picchetto che è iniziato intorno alle 10 e che durerà fino a mezzogiorno circa. È andata bene, il prefetto, come già aveva annunciato l'altra volta, è stato davvero molto vicino a questa avvertenza e anche oggi ha dimostrato altrettanto. Ha preso i numeri di telefono dei tre segretari generali perché ha detto che avrebbe chiamato il governo per capire a che punto era la firma del decreto e che se ce la faceva martedì, tra l'altro, sarà con noi a Roma nella trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Un decreto che sarà importante non soltanto per i lavoratori della Bekaert, quindi per 318 famiglie, ma anche per tutte le aziende che si dovessero trovare nella solita situazione, quindi avere aziende che scappano dal territorio e che non hanno nessuna intenzione di continuare l'attività produttiva. Il governo, se fa questa cosa, ha fatto una buona cosa, gli va riconosciuto, ed ha anche accettato, perché noi lo scrivemmo noi la bozza di proposta di decreto, quello che FIM e FIOMELME di Firenze avevano proposto al primo incontro per trovare una soluzione per loro ma anche per altri lavoratori, insomma si sta concretizzando. Noi abbiamo tempo fino al 2 a mezzanotte, già il 3 a mezzanotte e un minuto l'azienda potrebbe procedere ai licenziamenti. È un'azienda questa che potrebbe sospendere, in attesa, se non ci fosse il decreto, anche i licenziamenti, in attesa ci sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È un'azienda questa che non ha mai voluto trattare su questo. L'unica cosa è se resta disponibile, se c'è il decreto e la cassa integrazione l'attiverà. Questo significa che se ci sarà, cosa che ci auguriamo, saranno salvi tutti e 318 posti di lavoro e quindi parte una nuova fase, è quella di discutere sui processi di reindustrializzazione e salvaguardia dei posti di lavoro.